Ciao Roberto, benvenuto. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, buonasera. Allora Roberto, tu sei un attore teatrale, quindi sei anche regista al momento, ma quando inizia la tua esperienza come attore? La mia esperienza inizia nel lontano 1990. Io venivo dalla musica, ero un musicista. Io nascevo, penso. Vedi, come si... Io venivo dalla musica, invece già suonavo in un gruppo, facevo anche dei turni in sala, eccetera. Quell'anno mi chiamarono per puro caso, come spesso succede in questi casi, mi chiamarono a fare un provino per uno spettacolo che era un musical, una commedia musicale, quindi servivano attori, persone che sapessero anche cantare. Io andai lì ovviamente digiuno, provando, e da lì è cominciata la mia carriera teatrale, che oggi ormai comincia, festeggia fra poco... i suoi 30 anni, insomma, non manca molto. Andiamo piano, perché così mi ricordi anche i miei 30 anni. Qualche anno manca, non ti preoccupare, ci sarà tempo per festeggiare i 30 anni di carriera. Allora, invece, al momento, poi, cioè, quando sei diventato regista? Quindi, quando hai fatto questo passo da attore a regista teatrale? Da attore a regista teatrale l'ho fatto dopo qualche annetto, nel 2004. Ho curato la mia prima regia, che era tra l'altro una trasposizione teatrale di un film epico per chi ama la commedia e i film divertenti, che era Frankenstein Junior, e quindi Destino è quel, esatto, che... proprio questo. Facemmo una versione teatrale che andò ovviamente benissimo, più perché partivamo da un testo straordinario, insomma, e poi anche grazie, insomma, alla capacità degli attori e del regista, certo. E da lì poi è nata la mia carriera, diciamo, anche di regista, per cui ho già fatto oltre 10 spettacoli da regista in 12 anni, per cui sono abbastanza soddisfatto anche di questa seconda parte della carriera. Sì, perché poi arriva ad un certo punto dove sì, sei contento di fare l'attore, perché comunque in un certo senso hai realizzato quello che volevi fare, però poi ti manca qualcosa, vuoi fare quel passo successivo e nel campo teatrale fare, passare da attore a regista è quello che magari non tutti aspirano, però qualcuno può... Guarda, ti svelo un segreto. Vai. Lo facciamo perché siamo degli individualisti sfrenati e perché pensiamo sempre di saper fare le cose meglio degli altri, e allora diciamo: ma quel regista lì non lo sa fare, lo faccio io, capito? È così che si passa da... No, scherzo, ovviamente è un lavoro molto diverso, altrettanto impegnativo e altrettanto bello. Io credo che, davvero lo dico, chi fa questo mestiere lo sa, il teatro è davvero il lavoro più bello del mondo, perché stai a contatto con la gente, ma soprattutto la gente che vuole andare a vedere qualcosa e vuole rimanere emozionato, colpito da quello che va, esatto, a vedere. Quindi ci mette anche del sentimento, perché si prende una serata magari con un marito, compagno, quello che è, per andare a vedere uno spettacolo a teatro. Assolutamente sì, escono di casa, devono trovare parcheggio, magari si devono fermare anche a mangiare la pizza prima o dopo, insomma è un impegno andare a teatro, però se poi lo spettatore trova uno spettacolo che lo emoziona, come dicevi tu, che ti tocca nelle corde più profonde, credo che sia un'esperienza indimenticabile. Che poi può essere anche una commedia, come una cosa drammatica, come qualsiasi cosa può trovare quel filone che ti lascia un'emozione, o comunque sia, magari si ricollega a quella situazione che stai vivendo in quel momento. Ma infatti, io infatti sono sia da attore che da regista, faccio spettacoli non necessariamente monotematici, passo dalla commedia al dramma, al teatro impegnato, perché credo che poi bisogna raccontare un po' di tutto. Il teatro è come la vita, ci sono momenti belli, momenti brutti, e quindi bisogna raccontare tutto. Esatto. E adesso, a proposito di commedia, sei a teatro, anzi ci sarà un'anteprima di uno spettacolo che si intitola Amami quanto io t'amo, quindi vi fa pensare un po' a mamma, non mamma, il gioco con la Margherita, non so, togli i petali. Ma questo spettacolo di cosa parla? Soprattutto chi è la protagonista di questo spettacolo? Questo spettacolo è un monologo al femminile di cui io appunto sto curando la regia, e la protagonista è Paola Negrin, attrice bravissima con cui ho già lavorato nel 2011 e con cui oggi ricollaboro nuovamente. È uno spettacolo che parla della storia della Signora delle Camelie, che è un libro molto famoso di Dumas, che come tutti i libri famosi hanno letto in pochi, perché i grandi classici, certo, poi lo leggo esatto. Poi lo leggo, a meno che non te l'abbiano fatto leggere a scuola, nessuno ma le cose lette a scuola sono quelle che si odiano più di tutti, perché assolutamente sì, non c'è il libero arbitrio di sceglierlo, capito? Però insomma è uno spettacolo che poi, partendo dalla storia della Signora delle Camelie, parla ovviamente dell'amore, e quindi parla dell'amore, quello bello, dell'amore, quello sofferto, parla dei dolori provenienti dall'amore, parla delle violenze provenienti dall'amore, perché purtroppo in nome dell'amore si fanno anche tante cose che non vanno bene, e il tema è particolarmente attuale, quindi l'abbiamo voluto trattare in teatro perché riteniamo che sia un tema in cui anche in questo caso il pubblico si possa riconoscere. Una bella sfida portare un monologo, perché comunque sia non è facile tenere un'ora e mezza di spettacolo, però è proprio questo che magari ti ha spinto a voler provare, il fatto di metterti in gioco?
assolutamente mettervi, sì, perché anche lei, insomma, essendo da protagonista e dovendo riempire questo, quest'ora di spettacolo, insomma, si è messa comunque in gioco. Assolutamente sì, Paola è in scena da sola per quasi un'ora e mezza e quindi, insomma, il suo è veramente una fatica anche fisica, se vogliamo, oltre che di, sì, memoria e di tutto quello che comporta stare su un palcoscenico. Sì, perché magari recitando anche con altri ti dimentichi qualcosa, un'occhiata, una cosa, ti fa anche ricordare, ricollegare da sola, se succede improvvisi, perché, esatto, lì non ci sono, la bravura dell'attore si vede anche in questi casi. E questa anteprima ci sarà dal 18 al 21 maggio al Teatro Petrolini di Testaccio, quindi è anche l'occasione per passeggiare un po' per Roma. Per date un paio per di giorni Roma, prima per cercare parcheggio. Esatto. No, devo dire che ultimamente, non so per quale motivo, forse perché i vigili hanno cominciato a girare, a fare i controlli, ma devo dire che ultimamente io, che vado lì ovviamente anche per le prove e per altri motivi, trovo parcheggio abbastanza facilmente. Forse quindi, da quando c'è la ZTL. Può darsi. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, si trova parcheggio. Comunque siete incoraggiati ad andare a vedere questo spettacolo che si intitola Amami quanto io t'amo. E il regista, appunto, è lui, Roberto Belli. C'è questa attrice che si chiama Paola Negrin. Vedi, io l'attrice non la potrei mai fare perché non mi ricordo niente. Paola, che dal 18 al 21, ma poi potrei, se non riuscite ad andare questi giorni, dalla prossima stagione ricomincerà e partirà la grande. Andremo in tournée, quindi ci verrete a cercare in giro per l'Italia e potrete seguirci lì. Ma io intanto vi propongo di venirci ad incontrare, perché io penso che sia davvero uno spettacolo che vi emozionerà. Ci emozionerà, perché mi emoziona anch'io, nonostante le prove, nonostante l'abbia anche in parte scritto. Vabbè, diciamo, poi la prima soprattutto, dopo che l'hai provata così tanto tempo, la prima sei lì che hai l'emozione, fremi. E certo, tutto bisogna vedere se tutto il lavoro fatto poi alla fine porta un riscontro con il pubblico, perché al fine chi ha ragione è sempre il pubblico. Certo, pubblico regna sovrano. E allora, questo, ripetiamo, Teatro Petrolini è semplice, a Testaccio, Amami quanto io t'amo, dal 18 al 21 maggio, appunto a Roma, stiamo parlando di un teatro che si trova a Roma, e c'è qualche contatto che vogliamo lasciare, Roberto? Magari volessero saperne di più, per sapere, insomma, chiedere anche informazioni in merito a questo spettacolo, non solo. Allora, ovviamente c'è un profilo Facebook che si chiama appunto Amami quanto io t'amo, su cui potete trovare tutte le informazioni. C'è una mail che è info@lineadiconfine.eu, che è la nostra associazione con cui noi organizziamo e produciamo questi spettacoli, e quindi potrete contattarci anche lì per sapere tutte le informazioni e per prenotare anche i vostri biglietti. Bene, quindi io ringrazio Roberto. Voglio Belli. Voglio dare, sì, una buona notizia, perché ce l'eravamo promesso prima. Finalmente, e quindi mi sembra giusto. Notizia. La notizia è che chi verrà a nome di Radio Radio avrà un biglietto ridotto e quindi pagherà soltanto 12 euro. Avrà un biglietto ridotto, che è effettivamente un prezzo molto vantaggioso. Chi va a teatro sa che i prezzi sono più alti, insomma. Diciamo che, vedi, la fortuna di ascoltare Radio Radio è proprio questa, che potete avere anche gli sconti. Grazie a Roberto Belli per essere stato qui con noi. Grazie, bocca al lupo, voi, per questo spettacolo Amami quanto io t'amo, Teatro Petrolini a Testaccio, dal 18 al 21 maggio. Mi raccomando, andate a teatro, andiamo tutti a teatro, che fa bene all'anima.